era un impegno che avevamo preso per l'alta formazione artistica e musicale della nostra città di ampliare gli spazi. E ampliare gli spazi era necessario perché queste due istituzioni, il Verdi e l'Accademia, in questi anni sono cresciute tantissimo, hanno nuovi iscritti, nuovi corsi e un grande fermento culturale e sociale nella nostra città. Per il Verdi è un ampliamento che si attendeva da tempo, per l'Accademia è anche un ritorno nel centro della città, senza perdere gli ottimi laboratori che ha in Via delle Industrie. Abbiamo fatto un bando per reperire questo spazio, ha partecipato Monte dei Paschi con la sua sede storica, è un immobile tenuto in buone condizioni, serviranno alcuni minimi lavori, ma saremo già pronti per settembre-ottobre, per il prossimo anno accademico, con una sede prestigiosa e importante per i ragazzi e le ragazze che decidono di dedicare la loro vita all'arte, alla musica, alla cultura. Quindi è un dovere sostenerli in questo loro percorso. Sicuramente questo è un momento storico per la nostra città e l'inizio di un percorso nuovo per le nostre istituzioni di alta formazione. Tra gli obiettivi, diciamo, che perseguiamo nel trasferirci al centro della città con alcune delle attività dell'Accademia del Verdi, sicuramente c'è quella di aprirci maggiormente alla cittadinanza e quindi in quello che sarà il piano terra, quindi nel diretto affaccio su Piazza Kennedy, ci piacerebbe organizzare concerti, attività espositive insieme alle nostre due appunto, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, così da poter appunto far conoscere sempre più quello che è un patrimonio inestimabile di formazione e di produzione artistica e musiva che il Verdi e l'Accademia custodiscono da tanti anni.